E ciao a tutti ragazzi e benvenuti sull'episodio 10 della Valken, uno dei famosi spin-off che vi ho portato durante questi mesi di Farming Simulator 19. Me l'avete chiesto in tanti, mi avete detto sì, continuo la porta un po' fino alla fine di Farming 19 e sono anche contento ovviamente che ci sia un feedback e di accontentarvi facendovi vedere un qualcosa che vi piace. Sicuramente sarei stato meno felice se mi aveste chiesto una carriera oltreoceano, lì avrei detto non lo so, oppure non mi avrei neanche chiesto se dovevo continuarla. Questa invece, se appunto vi faceva piacere, vi avevo detto la continuo con una cadenza mensile, che oramai siamo in agosto e al massimo, sempre se vi fa piacere, potranno diciamo esserci al massimo altri due episodi prima di novembre e siamo qua. Quindi se l'altra volta abbiamo visto lo spaccalegna, quest'oggi la legna spaccata andiamo a cipparla e poi facciamo un bel viaggetto in aree belle della mappa che non abbiamo mai visto nemmeno io, perché la mappa l'ho guardata sì in lungo e in largo ma non proprio ogni singola stradina. E vabbè, detto questo, come al solito un grande grazie, sforati gli 11.000 iscritti, e ringrazio nuovamente alcuni abbonati. In primis Son Fiamaz, che presumo che questo nome lascia solo intendere che sia un corregionale, e lo saluto calorosamente, e guarda caso lo dico proprio oggi sulla Valken, che potrebbe essere scambiata un po' per il nostro Trentino. In più ringrazio anche Davide Mazzonelli per essere ritornato. Spero sempre appunto che tutto quello che c'è anche per voi abbonati sia di vostro gradimento. Basta in caso che me lo diciate, mi facciate sapere se qualsiasi cosa, sapete come contattarmi su Discord, su Instagram. A tal proposito venite pure su Discord, che c'è una stanza dedicata, e ovviamente per gli abbonati, per tutti gli abbonati, poi per quelli WF Track sapete, per l'accesso sia al server Nitrado ma anche per i video abbonati c'è tutta la playlist con tutte le chicche varie che preparo mese per mese. Detto questo, proseguiamo ovviamente con la puntata. L'idea è farla del cippato, quindi vorrei anche un attimo sistemare il bilico qua in livrea Anomag, come l'Anomag stesso che sto guidando, e poi appunto niente, andiamo a cippare con questa cippatrice portata su tre punti e poi andiamo a fare un viaggetto, e alla fine vi mostrerò anche un altro veicolo sempre qua del casato Steyr. Dall'ultima Valken quindi vi narro anche sempre velocemente, però sono tanti da nominare, quindi un attimo facciamo il punto della situazione. Vi dico i video che sono usciti, ripeto, non uno per uno, ci mancherebbe, ma proseguendo con la serie top 10 non vi dico cosa, ma ogni settimana ce ne sono stati due video, per dire anche ieri le falciatrici e domani ce ne sarà un altro. Cosa sarà secondo voi? Lo vedremo. Poi il video del Farmcom 21 per chi vuole aggiornarsi, anche se oramai penso che più o meno tutti sappiate cosa ci aspetta, però se vi fa piacere ci sono ben tre video dedicati che avevo analizzato i vari video e tradotto ciò che andavano a dire. Li trovate facilmente dalla copertina, basta andare ovviamente sul canale, fare video, scorrere un attimo in giù, i video non scappano, non sfuggono, sono sempre lì. Poi ovviamente la laver d'autolivellante era uscita, ho fatto un sacco di video su SnowRunner, per non dire l'Ellerbach e la mappa Italia il venerdì e la domenica, quindi quelle le trovate sempre. Vi ho portato anche qualche demo, Lawn Moving Simulator, quindi simulatore di cura dei giardini, che deve essere, anzi sì, è uscito, vi ho fatto vedere la demo, ma adesso è disponibile per tutti, per chi interessa. Più altri due demo che vanno un po' fuori dal seminato dell'agricoltura, ok, e però ci stavano, insomma, erano simulatori di muratori e di guida di camion su strade strane e misto meccanico, ma vabbè. Più Euro Truck Simulator che ho portato, ripeto, SnowRunner, sia video pseudo brevi senza parlare ma altri con chicche e nozioni su fuori strada. E avanti, poi è uscita la Gaspardo e vi ho portato una puntata dell'Osina, le preview del Caffini, del John Deere e della Valzelli, che giusto ieri, no giusto oggi scusate, è uscita, è uscito proprio l'update da botte con i vari tool. E basta, questo più o meno era la programmazione sul canale. Ho spinto un po', adesso
vedo se vale la pena, perché sennò mi sovraccarico di video, ovviamente non sono rapidi e facili da fare neanche per me, quindi sicuramente non mi abbandono, nel senso ovvio che le cose canoniche tipo un video il mercoledì come oggi, che sia spin-off o simile, ci sarà sempre, l'Hellerbach il venerdì e la mappa Italia la domenica ci sarà sempre, poi il resto, quello tra virgolette tutto in più, se riesco lo faccio volentieri, se no no, devo vedere, perché ci sono sempre tante cose oltre al canale, e quindi tutorial magari come cambiare corde delle tapparelle e varie altre cose magari rimaste indietro che si sono accumulate nel tempo, in questo periodo con un po' di più tranquillità magari si riesce a fare, ma questo va oltre il gioco, va oltre il virtuale. Sempre nel virtuale però anche che voglio e tento di imparare, che ve l'ho già detto, qualcuno ha già capito, mi sono adesso veramente intestardito molto, devo riuscire a combinare qualcosa e magari faccio un video meno di SnowRunner, piuttosto sto lì un attimo, un'oretta e mezza magari a guardare Blender, di riuscire a combinare qualcosa. Mi sono veramente impuntato che voglio riuscire a fare qualcosa, dovrò riuscirci, non so quanto ci vorrà, però ci tengo, e è anni che volevo farlo, è anni che quest'idea è sempre lì dentro di me, che come dire riaffiora veramente da tanto, solo che tutte le volte magari inizio, dopo c'è sempre qualcosa e il gioco ha sempre avuto la meglio. Ora vorrei appunto anche interfacciarmi con quell'ambiente lì, è un mondo particolare e insomma secondo me per uno che gioca e che ha passione delle mod eccetera, penso che a chiunque almeno una volta gli sia un po' come dire sfiorato l'idea di dire vorrei provare anch'io a far qualcosa. Diciamo che uno può partire benissimo da prendere una mod già fatta e far piccole edit, quindi spostare pezzi già fatti, cambiare texture, cose così, oppure se uno vuol fare qualcosa da zero ovviamente deve passare da un programma di modellazione 3D e farsi i propri pezzi. Quindi se mai vi è capitato, provatelo Blender, tanto ragazzi è gratuito, lo trovate sia sul loro sito, ovviamente adesso non so l'indirizzo corretto, ma sarà più o meno blender.com, una cosa del genere, e per chi ha Steam ancora più comodamente, Steam oltre ad essere una libreria di giochi è anche una libreria di software, alcuni come alcuni giochi a pagamento, altri gratis, Blender è gratis, quindi lo trovate anche su Steam gratuito, lo scaricate, pesa anche poco in realtà, e credo che appunto se uno non deve fare cose render pesanti o cose di grafica veramente pesanti, per fare una mod lo potete fare, non dico con qualsiasi computer, ma quasi, anche il mio, ok, sì, il processore non è male eccetera, 4 anni ma non è ancora malvagio, dopo uno pensa a scheda video, guardandomi intorno, perché entro la fine dell'anno non mi dispiacerebbe fare un piccolo upgrade della scheda video, la mia, guardando nei benchmark delle liste delle schede video esistenti, sorpassa solo 3-4 modelli, gli altri 50-60 modelli sono tutti sopra, quindi della serie Nvidia delle GeForce, una 1050 con 2 giga di dedicata, dove vai? E quindi dico, i giochi qua vanno anche abbastanza bene, il programma va bene, quindi capite anche da voi che insomma se uno vuole approcciarsi andrebbe bene qualsiasi cosa, insomma, ecco. Dopo se avete il PC a carbone con Windows 98, magari PC del 98, questo non ve lo garantisco, però entro un raggio di anche 6-7 anni penso che fate girare Blender senza problemi, se vi fa piacere di provare a vedere cosa succede, perché magari uno non lo sa neanche, è come dire un modellista, un modellatore, anzi senza saperlo, tante volte magari uno è portato alle cose, guarda tre tutorial in croce e impara, fa, vede, ruba con gli occhi eccetera, che rubare con gli occhi è sempre lecito perché si impara, anche se il termine rubare non è mai ovviamente un bel termine. Qua l'Anomag, io speravo di far tutto di slancio, come dire un po' di inerzia, ma niente, abbiamo dovuto cambiare gamma e tirargli un attimo il collo. A parte che i cavalli non mi ricordo, ma vabbè, saranno sotto i 100, anche se sono cavalli vecchi di razza, ricordo, perché magari uno storce il naso, pensa ai mezzi moderni, ma non potete mai far paragoni
di cavalli, e vorrei ricordare anche soprattutto la coppia, perché tanti, ah, quanti cavalli ha la macchina, quanti cavalli ha quel trattore. Guarderei anche in certe situazioni ovviamente la coppia, perché non è che è solo il numeretto che sta davanti a CV o HP, se volete, o se volete star nel sistema kilowatt, quelli no, conta ovviamente, contano anche i newton metro, ci mancherebbe. Quindi questi comunque sono cose, come dire, vecchie e valide. Doveva farcela nel gioco, non ce l'ha fatta, ho sbagliato forse anch'io, ho voluto andare un po' troppo di slancio, ma vabbè, questo è un altro argomento. Finito il discorso, che andiamo un attimo in questa zona particolare, vi porto in un bel punto della mappa, in più vi mostro un altro Steyr misto case, quindi attenzione. Vorrei anche un attimo andare a vedere i commenti dell'ultima Valken. Quindi saluto e ringrazio Blue Jeans, che fa anche l'inizio, ogni tanto portala e comunque vedi tu, ho cercato appunto di accontentarvi, e visto che dai, ve l'ho chiesto, mi avete detto sì sì portala, allora ci sta. Saluto e ringrazio Luca Disa, che ci sentiamo ogni tanto anche su Instagram, che fa tutto bello bello, ma niente niente di gratti il naso, c'è un po' di ghiaccio all'uscita del capanno e recuperi tutto a fondo valle a fine stagione, ho scritto un gran relax a serie Alpine. Ti ringrazio Luca, e lui si riferiva alla manovra per uscire dal capanno a casa dell'ultima puntata, quando uscivo con questo rimorchio, con questo Anomag, che come giustamente dice lui, ti sbagli un attimo, c'è un po' di ghiaccio, c'è una stazionata in legno, mi ritrovano giù al negozio sfasciato. E comunque vabbè, poi vabbè, si parlava ovviamente di SnowRunner e di missioni infinite. Luca Invernizzi fa, oh madonna, non me lo ricordavo neanche più quel commento della live con Giuliano Agromoderni, che mi aveva lasciato un commento, però mea culpa, perché mese fa vi ho portato questa mappa, però la volta prima si parlava di 9 mesi prima, quindi insomma c'era un po' di tempo da una mappa all'altra. Intanto qua vi mostro dove devo arrivare, da queste stradine che le hanno sfalciate e le hanno lasciate così, molto carine, molto carina come idea. Saluto e ringrazio Andrea Buttani, che fa, mi auguro che questa serie prosegua anche nel 22, mappa permettendo, che abbiamo visto mezzi non proprio usuali, infatti questa serie voleva essere con mezzi vecchi sotto una certa cavalleria appunto, e appunto ovviamente che calzanti per l'ambiente alpino. Non è che vengo qua con quattro, quindi capite che insomma ho ogni posto il suo modello, si spera. E poi vabbè, si sperava anche, si augura insomma, che non manchino mai le serie, quelle delle chicche, delle novità, vedi Hellerbach, quelle Est Europa, vedi Osina eccetera, e quindi mi fa piacere, e occhio non pestare l'erba al vicino, ho sempre questo brutto vizio di girarmi sui campi altrui, ma vabbè. Saluto e ringrazio anche Dani Farm 2610, fa Winnick, finalmente siamo tornati nel Trentino finto, in realtà sì, è più Trentino forse la Cornaut, la Valken, però se la giocano dopo a me piace di più a Cornaut la Valken, questo devo essere sincero, però se fosse un misto delle due mappe sarebbe una combo perfetta. Diciamo che facciamo un misto qua, un gemellaggio Trentino-Veneto, zone magari Fiera di Primiero, Belluno, così facciamo tutto un calderone. E beh, con questi mezzi old style e questi attrezzi siamo arrivati in Trentino, appunto, confermava, e mi piaceva appunto lo spaccalegna e tutta quanta la combo praticamente, ecco. E basta, anche per lui ci starebbe qualche puntatina finale prima di fare un simulator 22. Nulla, vi ringrazio tutti, ovviamente ringrazio anche gli altri che hanno commentato, e ho salutato quindi tutti gli abbonati, adesso passo anche agli iscritti e non iscritti in queste serie, quindi Diego Operazione, Nicola De Monte, Il Rosso, Lorenzo De Mario, Profector 96, AgriTeam, Mika Agri, Luke S19, Nick Farmer, Domenico Di Bartolomelo, Pietro, poi Simone Giacopinelli, Giancarlo Carlesso, state che qua YouTube fa disastri, Caddi 1.0, Macaro MW3, Lore 05 e basta. Poi non vedo, no, non vedo Giancarlo appunto, però chissà, sentirà stavolta e si sentirà preso in causa. Scherzo, sapete, non siete obbligati a mettermi a vedere tutto né a commentare sempre, a me fa piacere, e se ci siete sono contento e vi saluto. Fra adesso qua risposta a una risposta vedo anche un Luca Anesini, quindi un saluto a tutti. Nel mentre parlavo spero abbiate visto e tra virgolette apprezzato, anche se vi ho mostrato veramente poco, quello Steyr case piccolino.
ha dei simboli, sì, non mi fa impazzire come gli altri case che hanno fatto gli stessi autori, e sono quelli di Steyr Modding Team, adesso il nome non me lo ricordo esattamente, ma c'è il link in descrizione, dovete andare sul loro Discord per scaricarvi la mod. Però può essere carino, ripeto, può essere messo anche in livrea case, perché chi sa meglio di me sa che c'è stata la case che ha comprato la Steyr nel tal anno, e quindi dopo, insomma, dai, le solite joint venture fra aziende e tutto quanto, ma non perdiamoci in chiacchiere. Detto questo, li lascio qua al cipato, vedranno loro cosa fare, vedrò io cosa fare in caso se faccio un'altra puntata, ma al solito ovviamente vi saluto e vi ringrazio, e ci vediamo in qualche altro episodio se vi fa piacere. Magari la Valken andrà ancora avanti, per poco, ma magari andrà avanti. E detto questo, non può mancare il Fei Bravi. Ciao a tutti ragazzi.